cortile è composto dalla parte in legno, questo è il calcio e questa è l'asta, e poi ci sono le canne, la bascula e il grilletto. Diciamo che la parte che viene fatta su misura è soprattutto la parte in legno, quindi verrà fatta da un calcista, da un esperto, e viene fatta completamente su misura in base ovviamente all'altezza e alla fisicità del tiratore. Poi può variare anche il peso della canna, ovviamente questo viene fatto dall'azienda. Varia ovviamente anche questo in base al modo di sparare soprattutto e all'approccio che uno ha col bersaglio. È ovvio che io poi sono anche un po' magrolina, quindi ho bisogno di una canna e un fucile leggermente più leggero. È fondamentale avere un fucile fatto su misura. Fatto su misura vuol dire trovare le soluzioni migliori al millimetro per quanto riguarda il calcio. Poi chiaramente ci sono da valutare la lunghezza delle canne, i pesi, il bilanciamento. Il bilanciamento del fucile è un concetto che può essere inteso dal punto di vista tecnico, quindi meccanico e fisico, oppure dal punto di vista anche sensoriale. Dal punto di vista tecnico fa riferimento all'equilibrio che l'arma ha rispetto a un fulcro, quindi quest'arma in questo caso è perfettamente bilanciata nel momento in cui non cade in avanti e non cade indietro rispetto a un fulcro, ma in realtà questo non è solo un criterio sufficiente per far sì che quel fucile sia bilanciato, perché a seconda del modo in cui noi lo impugniamo, quest'arma può presentare un bilanciamento diverso. Per esempio, se io impugno l'arma con la mano sinistra molto indietro, quasi sulla bascula, quest'arma avrà un equilibrio rispetto a un movimento. Se io questa mano la sposto in avanti, chiaramente cambio la leva, di conseguenza l'arma avrà un bilanciamento completamente diverso. E deve essere in grado di attutire al massimo il contraccolpo che il fucile provoca allo sparo. Un calcio con pochi nodi, un calcio venato orizzontalmente, ben venato, tutto quanto, darà meno rinculo di un calcio molto più bello, ma magari che scarica male il rinculo dell'arma. E anche la croce delizia dello sport questo calcio, perché è lì dove si pongono le maggiori attenzioni dei tiratori, sia amatoriali ma anche dei nostri tiratori nazionali, perché è sempre nel calcio che molto spesso cerchiamo di scaricare la responsabilità dello zero che viene, quindi anche perché lui non reclama e quindi è più facile. L'attrezzo va tenuto molto stretto, molto saldo, attaccato alla spalla, perché in quella maniera il rinculo del fucile viene distribuito su tutto il corpo e non solo sulla spalla. I danni che fa il rinculo sono quelli soprattutto a livello della colonna cervicale, perché il rimbalzo di questo contraccolpo viene direttamente sulla colonna. È fondamentale tonificare tutta la muscolatura del busto, quindi gli arti superiori, bicipite e tricipite, il pettorale, il trapezio e tutta la parte posteriore del grande dorsale, del piccolo rotondo, del quadrato, dei lombi, nonché anche gli addominali, che quelli sono fondamentali. La caratteristica fondamentale che deve possedere un impianto è quella della sua sicurezza sotto il profilo, possiamo dire, balistico. Questo aspetto relativo alla sicurezza balistica è accompagnato ad un altro aspetto altrettanto importante, che è quello, possiamo dire, della sicurezza ambientale, che si traduce in sostanza in due aspetti ambientali che devono essere considerati e gestiti. Uno è quello legato all'impatto acustico, quindi le emissioni sonore prodotte dagli spari, e l'altro quello relativo alla gestione dei residui solidi che vengono prodotti dalle attività di tiro. Parliamo di proiettili, cioè palline di piombo, parliamo dei rottami dei bersagli e parliamo anche dei bossoli e delle cartucce.